oasi verde, sempre con il sorriso sulle labbra. Discutere delle ultime vicissitudini dell'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo e trovare la quadra migliore per gestire l'emergenza sanitaria causata dalla quarta ondata. Questi sono stati i due punti sulla base dei quali si è svolta ieri in via telematica la Commissione Consiliare Sanità e Servizi Sociali convocata dalla Presidente Paola Landi. Un incontro avvenuto dopo la decisione da parte della direzione dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno di spostare parte degli anestesisti del nosocomio Metelliano al Covid Hospital da Procida di Salerno, con la conseguente chiusura temporanea del reparto cavese di rianimazione. Inoltre, considerata l'affluenza ai centri vaccinali e ai punti distribuiti sul territorio in cui è possibile effettuare tamponi rapidi e molecolari, si è reso necessario fare il punto della situazione. Durante l'incontro sono state sollevate le critiche principali in cui versa il presidio cavese e la sanità locale, ma non sono mancati punti d'incontro e proposte interessanti. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale di Siamo Cavesi, Raffaele Giordano. Nel pomeriggio si è svolta online la commissione sanità. Devo dire in onestà, in un clima di estrema collaborazione. In maniera bipartisan è venuta all'unanimità la preoccupazione per la chiusura del reparto di rianimazione, che rimane il fulcro della funzionalità di tutto il nosocomio metelliano. Per onestà tutti concordano che questa volta Cava è stata estremamente penalizzata, e dalla giornata di ieri, anche grazie alla partecipazione dell'esperto Gaetano Biondino, che lavora all'ospedale ed è un sindacalista, si è deciso di aspettare ancora qualche giorno, e verosimilmente sono state fatte alcune proposte che potrebbero essere messe nero su bianco per proporre appunto all'azienda Ruggi una turnazione maggiore di tutti gli anestesisti dell'azienda, per far sì che quelli di Cava, diciamo, un po' si scrollino dal dover coprire da soli la turnazione del da Procida, e quindi per far ritornare la funzionalità anche del reparto di rianimazione a Cava dei Tirreni. Una proposta secondo noi che, se firmata dall'intero Consiglio Comunale, potrebbe acquisire maggiore incisività. Ieri pomeriggio il primo cittadino, il sindaco, ci informava dei circa 2200 casi di positività accertati in città. C'è da dire che ieri sono state analizzate tutte le criticità, anche qua ad onor del vero, con uno spirito di estrema autocritica, l'amministrazione, il sindaco e soprattutto l'amministratore Lamberti hanno evidenziato quello che noi volevamo appunto già portare in commissione. Hanno anche illustrato quelle che sono le azioni che metteranno in campo, quindi anche noi abbiamo ribadito il concetto e sottolineato quelle che sembrano secondo noi le maggiori criticità da affrontare. Innanzitutto la disinformazione, che poi frutta nelle code chilometriche ai centri vaccinali e ai centri USCA. Poi la difficoltà, devo dire anche qua con onestà, anche dell'ausilio della medicina, dei medici di famiglia e dei pediatri di base, una maggiore informazione ai loro pazienti, una maggiore partecipazione nella gestione del Covid sul territorio, quindi un coinvolgimento maggiore anche del personale medico e sanitario da un punto di vista volontario, fermo restando che ringraziamo già i tanti volontari schierati sul campo, a volte rischiando anche l'incolumità perché giungono notizie anche di questo genere dai centri vaccinali e dall'USCA. Poi abbiamo proposto l'incremento di un eventuale centro USCA con tamponi antigenici nei pressi della farmacia comunale, con le strutture pubbliche comunali di via Prezzolini, presente a via Prezzolini. Abbiamo manifestato l'esigenza eventualmente di individuare un'area che possa fungere da Covid residence, e poi ovviamente un appunto anche per il mondo delle fragilità, dei pazienti con fragilità e con diverse disabilità, per far sì che abbiano delle corsie preferenziali che ne coadiuvano e aiutano la gestione in questo momento di estrema difficoltà.